Caltagirone non risponde alla mobilitazione indetta dall'Ordine degli Avvocati per dire no alla soppressione del Tribunale della locale Procura della Repubblica. Un corteo al quale hanno preso parte poco più di un centinaio di persone si è mosso dal Municipio al Palazzo di Giustizia. Grandi assenti i sindaci del comprensorio. All'appello hanno risposto i primi cittadini di Caltagirone, San Michele di Ganzeria, Mirabella Imbaccheri, Mazzarrone e Scordia. Ne mancano all'appello ancora 10, Niscemi che come giurisdizione fa capo al Tribunale Calatino non ha nemmeno risposto alla partecipazione. Sì, San Michele di Ganzeria partecipa a questa manifestazione, una manifestazione sicuramente dovuta. Ecco, noi siamo vicini, senz'altro come amministrazione, per garantire una giustizia più equa e garantire quei servizi della giustizia che si risolvono in tempi sempre più brevi. Per il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Walter Pompeo, da anni impegnato in questa lotta a difesa del presidio giudiziario, le proteste continueranno ancora. Dal 12 al 20 luglio è prevista una settimana di astensione dalle udienze. Il 12 luglio un corteo di automobili muoverà dal Palazzo di Giustizia di Caltagirone sino al Tribunale di Catania ed avrà come tema una ordinaria giornata di udienza al Tribunale di Catania. Andremo tutti a simulare un giorno di ordinaria udienza a Catania. Partiranno da Caltagirone tutte le autovetture degli avvocati, quelle delle parti, quelle delle altre professionalità, quelle dei cittadini che vogliono seguire da vicino dall'amministrazione della giustizia, e tutti ci recheremo a piazza Giovanni Verga a Catania per vedere e fare vedere quello che potrebbe succedere. È un momento molto importante per il Paese, finalmente tante comunità, oggi cominceranno le proprie manifestazioni, 33 comuni che sono esattamente i comuni che hanno presso i quali hanno sede i tribunali a rischio di soppressione. È un movimento nazionale in difesa del nostro passato e in difesa del nostro futuro.